va decisamente bene. Ragazzi, è ora di far scoppiettare la zona del numero. Perfetto, andate, dobbiamo attirare di nuovo il pubblico. Ci penso io. E è uguale, in realtà scegliamo Alex, perché tanto poi dopo dovremmo cambiare con Mailman. Allora, abbiamo 4 palloncini, 4 stendardi, 4 fuochi d'artificio e 4 petardi di quelli che si tirano. Iniziamo la decorazione. Come al solito, questi qua con la cordicella li mettiamo in alto, insieme ai palloncini. Ecco appunto, continuiamo così. Palloncini. Cosa... No, scusami. Cosa stiamo addobbando qui? Io non vedo. Sicuramente un'altra piattaforma in alto, ma non la vedo. Credo sia questa, ma... Non te la fanno vedere, quindi vabbè, vado sulla sicurezza e metto questo e basta. Mailman, tocca a te un po' decorare ora. Allora, vediamo che cosa abbiamo qui, un'altra volta questo. Mettiamo anche qui i palloncini. Ma sono tutte quante piattaforme alte qui? Perché se no metto tutto. Metto anche gli stendardi. Eh sì, mi sa che sono tutte quante piattaforme alte. Ah no, beh dai, c'è una zona un po' imboscata come al solito, te. Ti metto questi. Anche se dove sono appesi, scusami, dove sono appese queste cose? Sono appese nel nulla, il niente più totale, come questo gioco. Vabbè dai, ho capito, le decorazioni le metto tutte come capita, capita. Non ha neanche importanza dove le metto in realtà. Ecco fatto, Mailman è pronto. Alex, ti mancano un sacco di decorazioni che pensavo di mettere in altri posti, ma ehi, a quanto pare non ci sono altri posti dove mettere queste decorazioni. Quindi fanculo la povertà, mettiamo tutto di tutto. Mi manca sicuramente una postazione per Alex, perché ho ancora un palloncino e un petardo. Vedi, ho ancora uno di tutto, ma non so dove sia. Non ne ho idea, penso di averle visitate tutte io. Oh, ma guarda, sono passato dall'altra parte. Beh, bastava saltare per quello. E non lo so, non so dove mettere le ultime decorazioni. Boh, forse questo mi manca. Può essere? Sì, mi mancava proprio il primo. Ecco fatto. Vuoi finire di addobbare? Siete pronti per continuare? Sì. Scusate, mi sono fatto prendere. E inizia lo spettacolo. Puffete. Mamma mia, la semplicità. Miau. Uno e due, guardate qui il leone circense, ragazzi. Mamma mia, lo spettacolo più bello di tutta la storia dello spettacolo mondiale del circo. Dove devo proseguire io, va? Devo... Ah, ecco dove devo arrivare, aspetta. Ecco qua, sto usando le vostre abitazioni per fare uno spettacolo. Puffete. Mamma mia, la tristezza proprio di ste decorazioni delle balle. Ma io dov'è che devo arrivare? Ci fosse almeno l'obiettivo su una mappa. Ah, ecco, forse... Mailman, non so se queste trovate pubblicitarie funzioneranno. Secondo me Skipper non sa quello che fa. Questo perché tu invece... La sua guida. Io non so dove sto andando invece. Sto girando un po' in tondo, sono ritornato dove ero prima. Ah, ecco, devo arrivare qua sopra io. E come ci arrivo? Non so dove devo andare. Cioè, in teoria io devo arrivare là sopra, ma come ci arrivo? Ah, ho capito, devo arrivare qua sopra. Per poi salire sopra i pilastri della società. Ed infine... arrivare qui al tamburello. Da 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 da. Qui Mailman, ho bisogno di te. Miau. Adesso arrivo, Alex, dammi un attimo. La mia sinusite potrebbe uccidermi. Te, fai scoppiare i petardini. Non vedo, non vedo palloncini. Con quello. Attenzione alla faccia, Mailman. Brava. L'italiano sotto. Brava. Mamma mia. Il allora, punto è che nonostante questo sia... Mi sento abbastanza bene ultimamente. Nonostante questo sia molto in realtà una visione americana degli italiani, in realtà sicuramente molti italiani avrebbero detto brava. Ok, attenzione. Ecco qua. Ale. Ok, pensavo di cadere. Attenzione, ed infine, aspetta il martello, passa, 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 passa che martellone è passato.
Oh, ehi, di qua. Lo con la lingua di fuori. Ale, abbiamo vinto. Bellissimo. Ora andate e fate Pisa, la dolce. Che potete. Vogliamo il tutto esaurito stavolta. Eh beh certo, come ora no. Ora la trovata pubblicitaria, ascoltatemi. Andate nei posti che ho segnato e fate colpo sui locali. Ci serve un grande pubblico per far funzionare. Il posto che ho segnato cosa. È la torre. Sarà uno spettacolo memorabile, ragazzi. Immagino. Vorrei vedere in che punto siamo di Pisa, ma vorrei farvi notare che la telecamera non va più giù di così, insomma. Vediamo se Marti ce la fa ad arrivare dall'altra parte. Bravo, bravo. E in ogni caso non mi fa... Perché la telecamera è impostata così in basso? Che fastidio. Mamma mia, Marti, guarda. Ai! Stavo dicendo, spero che cadi. Spero che cadi. E almeno la facciamo la finita. Ragazzi, la provata di Skipper deve essere fantastica. Comunque sì, andiamo a vederlo. Zebra si spezza le gambe in live. Scherzone finito male. Ecco fatto, aspettiamo la ruota panoramica. Cucu settete, eccomi qua. Io però vorrei vedere dove mi trovo. Eccola qui la torre. Oh, finalmente, ve l'avevo detto che saremmo venuti alla torre per fare questo spettacolo o no? Era palese. Era palese. Dove saremmo andati se no porca troia. Ecco qua. Oh, eccoci arrivati in cima alla torre pendente di Zizza. E il circo Zaragoza è qui per fare uno spettacolo per farvi felici, a voi spettatori. No, ok. No, ti prego, fammi entrare. No, volevo entrare qua dentro io però. Che ne dici di aiutarmi? Che ne dici di aiutarmi? No, ti lascio lì da solo ora. Non troviamo degli spettatori? Possiamo dire addio a tutto. Tranquillo. Merda. La telecamera però. Perché non me la fa impostare più in basso? Mi infastidisce il fatto che io non possa muoverla come la dico io. Io non riesco a capire se sono in equilibrio o no così. Ma voi siete pazzi. C'è un ariete qua. Lo sapevo che adesso si attivava. Lo sapevo che si attivava adesso mentre partivo, guarda. Comunque, i suoni sono quelli proprio degli stack del 1990, eh. Quelli delle molle dei giochi degli anni 90, uguali. Avevo un gioco di South Park sul computer, vecchio appunto, che faceva gli stessi suoni identici. Santo cielo, vabbè, non importa, non sono queste le cose importanti. Brava madonna mia. Io mi aspettavo che quel ponte crollasse, lo ammetto. Ma dai, anche la ghigliottina? Ma voi volete vedere degli animali che fanno uno spettacolo o degli animali che vengono ammazzati da una ghigliottina? Non l'ho capita sta cosa. Bene! Benissimo! Benissimo! Bella Andy, sì. Bellezza. Ok, ascoltate. Bellissima. Ascoltate e non parla più. Va bene, grazie. Continuiamo. Ok, ascoltate.